Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo mascara della Essence che si chiama The False Lash Mascara Dramatic Volume Unlimited. Tante cose! Allora, vediamo se c'è qualcosa di più. Mascara occhi effetto ultra volumizzante Unlimited. La confezione è un 10 ml e costa 3,95 euro. È questo qui. Vi faccio vedere anche lo scovolino, che è questo, è sottile. Allora, come vedrete, stranamente c'è ancora del prodotto. Io arrivo sempre al fondo. In questo ce n'è ancora perché non ne potevo più. Allora, non mi ha entusiasmato, ma non è neanche malvagio. Cosa dire? Intanto che ha un bel effetto nero, sicuramente. Due passate, le ciglia sono davvero molto nere. E poi fa anche un effetto. Lui dice volumizzante? Dramatic volume. È più allungante che volumizzante. Comunque, col fatto che fa questo bell'effetto nero, si vedono tranquillamente in poche passate. Vi ho fatto il video dove vi mostro l'applicazione e come si presenta. Cosa c'è però che non mi piace? Intanto che per un bel effetto, se ho solo il mascara, ad esempio, non ho anche l'ombretto o matita, per segnare bene le ciglia devo passare tante volte, almeno 4 volte sicuramente. E poi durante il giorno si sgretola. Cioè, forse perché sono tante passate, non lo so, però tende a sgretolarsi. Oltretutto, se prendo le ciglia e faccio così, senza tirare, faccio così, viene via. Quindi non so se è la formula, se è il fatto che faccio tante passate e che non aggrappa mai del tutto. Bell'effetto, ma risultato finale no. Allora, sicuramente quando devo dirvi che ve l'ho fatto vedere, così avete presente qual è. Ok. Allora, sicuramente è un mascara che si strucca facilmente, perché viene via da solo. Comunque sia, si rimuove tranquillamente con un qualunque struccante bifasico, però durante il giorno, soprattutto a me che tendono a lacrimare gli occhi, me lo trovo tutto in basso. Ma anche in quei giorni che comunque non mi lacrimano particolarmente, proprio che tiro, tac, mi trovo il mascara tra le dita. Quindi non mi è piaciuto per questo. Peccato perché ha un bel effetto nero, però per il prezzo che ha ne posso provare altri. Cosa che però ho notato, e fatemi sapere anche voi se l'avete notata, ultimamente i mascara dell'Essence stanno cadendo un po' di qualità. È un po' che non ne trovo uno che dico, ecco, questo mi piace. Fatemelo sapere anche voi se l'avete provati. Poi ovviamente opinione personale, però ultimamente è vero, il prezzo basso te lo fa provare lo stesso. Ma non ho trovato quello che dice, tempo fa ce n'erano alcuni che dicevo, questo mi piace, questo lo uso. Ne ho usato anche uno dell'Essence, ad esempio, al matrimonio di mia sorella, quindi erano davvero buoni. E ultimamente non ho questo riscontro. Fatemi sapere se è capitato solo a me, è un'opinione mia, o se è capitato anche a voi. Io comunque spero di esservi stata utile e fatemi sapere se per caso l'avete provato e come vi siete trovate. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate con una comoda notifica gratuita ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!